Il primo fondamentale requisito da soddisfare per una difesa efficace è rappresentato dall'esattezza della diagnosi. Questa normalmente richiede esami in laboratori specializzati perché solo occasionalmente può essere fatta correttamente sulla base dei sintomi. È necessario che gli agricoltori e i tecnici dei servizi di assistenza possano avvalersi del supporto di laboratori diagnostici facilmente contattabili. Le avversità parassitarie delle piante possono appartenere a diversi gruppi sistematici. In questa sede ci occuperemo di quelle contro cui l'agricoltore deve più frequentemente combattere: virus, batteri, fitoplasmi, funghi, insetti, acari, nematodi e piante infestanti. I virus sono microorganismi submicroscopici di struttura non cellulare, capaci di riprodursi solo all'interno di cellule viventi. Si possono diffondere e trasmettere in modi diversi: contatto, propagazione vegetativa delle piante ospiti, seme, polline o mediante vettori, come gli insetti o i nematodi. I sintomi più comuni si osservano sull'intera pianta, come il nanismo o il gigantismo, o sulle foglie: arricciamento, accartocciamento, mosaico, giallume, maculature, necrosi, eccetera. La diagnosi richiede l'ausilio di esami di laboratorio con l'impiego di metodi diversi, quali i saggi biologici, riproducendo la sintomatologia su piante ospiti dopo inoculazione, la sierologia e i metodi biomolecolari. Non esistono agrofarmaci in grado di combatterli. La difesa si basa sulla prevenzione. Uso di materiale di moltiplicazione sano, uso di varietà resistenti e lotta ai vettori. Una grave minaccia per la frutticoltura piemontese è rappresentata dal virus sciarca, agente della vaiolatura che colpisce tutte le drupacee, ma in particolar modo il pesco, che viene colpito dal ceppo M di questo virus. Il virus si trasmette attraverso moltiplicazione vegetativa delle piante infette ed inoltre è diffuso in natura da diverse specie di afidi. Contro la sciarca non esistono interventi curativi e la lotta chimica contro gli afidi che lo trasmettono è scarsamente efficace. L'unica strada percorribile è quindi la prevenzione attraverso la tempestiva individuazione ed eliminazione delle piante infette. I batteri sono microorganismi unicellulari. I sintomi da loro prodotti sulle piante, tante volte simili a quelli indotti da funghi parassiti, si manifestano con maculature sulle foglie e sui frutti, cancri su rami e su branche, imbrunimenti interni dei tessuti vascolari, marciumi molli e formazioni tumorali, fino a causare la morte del soggetto colpito. Penetrano facilmente nelle piante attraverso le aperture naturali, gli stomi e le lenticelle, o ferite di qualsiasi origine. La diagnosi richiede analisi di laboratorio, anche perché specie diverse di batteri possono produrre sintomi analoghi. La lotta è soprattutto di tipo preventivo e consiste nella tempestiva eliminazione e distruzione delle piante infette. Utile è anche l'impiego di agrofarmaci come il rame, soprattutto per proteggere le ferite di ingresso dei batteri, e l'acibenzolar metile, che stimola le difese della pianta, nonché la lotta genetica con l'adozione di varietà resistenti. In Piemonte è presente una batteriosi particolarmente pericolosa per l'actinidia, Pseudomonas syringae actinidiae. Questa malattia, comparsa per la prima volta in Piemonte nel 2010, ha causato l'estirpazione di diverse centinaia di ettari di actinidieti. I soggetti colpiti possono morire in pochi mesi o dopo alcuni anni, a seconda della gravità dell'attacco e dall'età delle piante. I fitoplasmi sono organismi microscopici unicellulari simili ai batteri, dai quali si differenziano soprattutto per non avere parete cellulare. Si comportano come parassiti obbligati poiché sono in grado di vivere solo all'interno delle cellule vive dell'ospite.
I sintomi si manifestano con alterazioni cromatiche delle foglie, quali ingiallimenti e arrossamenti uniformi, ispessimento della lamina fogliare, arrotolamenti, accartocciamenti e bollosità delle foglie, riduzioni di sviluppo della pianta intera a causa dell'accorciamento degli internodi, affastellamento di rami o scopazzi e formazione di ciuffi compatti di foglie per lo più di colore giallastro, gigantismo e malformazioni dei fiori che possono diventare organi verdi, aborti fiorali, produzione di frutti piccoli, malformati e di scarso valore. Si trasmettono soprattutto con la moltiplicazione agamica, talee, marze, eccetera, o tramite insetti vettori. In Piemonte si sta diffondendo una grave fitoplasmosi, il giallume europeo delle drupacee. La difesa è di tipo preventivo e consiste nella tempestiva eliminazione delle piante infette, nell'impiego di materiale di moltiplicazione sano o nei trattamenti insetticidi contro l'insetto vettore Cacopsilla pruni. Un'altra fitoplasmosi presente in Piemonte sono gli scopazzi del melo. La lotta è analoga a quella contro i giallumi delle drupacee. A parte alcune eccezioni, i funghi parassiti dei vegetali sono degli organismi microscopici. I funghi sono caratterizzati da un micelio formato da filamenti chiamati ife. Il ciclo biologico di buona parte di funghi fitoparassiti è costituito da due fasi, una sessuata tramite spore e una agamica tramite conidi. La prima assicura la sopravvivenza del fungo nei periodi sfavorevoli come autunno e inverno. La seconda assicura la moltiplicazione e la diffusione del fungo nella stagione più favorevole. Per il realizzarsi di un'infezione fungina è necessaria la coincidenza di più fattori riguardanti la pianta ospite e le condizioni ambientali dette anche indici epidemiologici, millimetri di pioggia caduti, durata della bagnatura fogliare, temperatura ed umidità dell'aria, la cui conoscenza è fondamentale per la lotta guidata. I mezzi di lotta contro le fitopatie provocate da funghi sono diversi, i più utilizzati sono di natura chimica, che però devono essere integrati con tutti gli altri mezzi a disposizione, per ridurre al minimo l'impiego dei fungicidi, pratiche agronomiche, varietà resistenti, impiego di materiale di moltiplicazione sano, concimazione ed irrigazione razionali, potatura eccetera. Gli insetti sono la classe di organismi viventi più ampiamente diffusa sulla Terra. I danni provocati dipendono dal tipo di apparato boccale di cui dispongono. Possono essere lacerazioni, asportazioni di tessuto, erosioni dei tessuti verdi e di quelli legnosi. Essi sono anche in grado di veicolare altri parassiti sulla pianta ospite, possono essere vettori di funghi, virus, fitoplasmi, eccetera. La saliva di alcuni insetti può essere tossica per le piante, causando alterazioni. Infine, l'emissione di melata, un liquido zuccherino prodotto da alcune specie, può provocare la comparsa di fumaggini sugli organi vegetativi. Alcuni insetti sono nocivi solo in alcune fasi del loro ciclo di vita ed è quindi fondamentale conoscerne la biologia per poter predisporre i trattamenti insetticidi nel momento in cui questi animali sono più vulnerabili. Oltre che con gli insetticidi possono essere combattuti con la lotta biologica e con mezzi meccanici. Non tutti gli insetti sono nocivi alle piante. La maggior parte di essi non provoca danni alle colture e alcune specie sono utili, come i predatori di insetti dannosi, parassiti di specie nocive ed insetti impollinatori. Gli acari o ragnetti sono piccoli animali appartenenti alla classe degli aracnidi, che nutrendosi sottraggono la linfa alle piante. I danni provocati ai vegetali consistono per lo più in decolorazioni e imbrunimenti, ma si possono avere anche formazioni di galle, come ad esempio nel caso dell'eriofide del nocciolo, che trasforma le gemme in galle. Esistono anche acari utili, poiché sono predatori di specie nocive. Fra di essi vi sono i fitoseidi, che si nutrono dei ragnetti, dei fruttiferi e della vite, che vengono anche utilizzati nei programmi di produzione integrata o biologica. Così pure esistono in natura diverse specie di insetti utili predatori degli acari, come le coccinelle e le crisope. A causa di errate pratiche agricole, la presenza di acari dannosi può aumentare.
trattamenti insetticidi non rispettosi dell'acaro fauna utile e degli insetti predatori provocano lo sviluppo degli acari fitofagi meno sensibili a tali sostanze attive. La lotta può essere fatta con la semplice salvaguardia dei loro nemici naturali, escludendo oppure limitando fortemente l'uso di fitofarmaci nocivi a questi, oppure diffondendo direttamente sulle colture gli organismi utili allevati nelle biofabbriche. L'impiego di acaricidi di sintesi deve essere riservato ai casi di forti infestazioni in grado di compromettere il raccolto e non diversamente contenibili. I nematodi sono animali estremamente diffusi in tutti gli ambienti e conosciuti anche come anguillule per la loro forma e il caratteristico movimento. Sono visibili solo al microscopio. La maggior parte di essi vive nel terreno ed attacca l'apparato radicale delle piante, ma esistono specie che attaccano gli organi aerei. Generalmente non inducono sintomi specifici, che sovente vengono attribuiti ad altre cause come carenze nutrizionali, stanchezza del terreno, siccità, e la loro diagnosi è a volte difficile se non per i nematodi galligeni che formano vistose galle sulle radici. Alcuni di essi sono vettori di pericolosi virus. Le microferite provocate dallo stiletto aprono poi la via ad altri patogeni. La lotta si basa principalmente sui mezzi agronomici. Rotazioni, varietà resistenti, piante trappola e nematocide. Sono anche possibili interventi con mezzi fisici, come il calore, e chimici. Le piante infestanti entrano in competizione con la specie coltivata, sottraendo ad essa le sostanze nutritive, acqua e luce, senza svolgere un'azione parassitaria vera e propria. Possono inoltre avere effetti negativi indiretti agendo sul microclima, o favorendo lo sviluppo e la conservazione di agenti patogeni, ma possono anche ospitare organismi utili. La lotta può essere fatta con interventi agronomici, inerbimenti controllati, sfalci, trinciature, lavorazioni al terreno e col diserbo chimico.